Sabato 12 maggio è stata presentata in anteprima nazionale la nuova classe A, la vettura con l'intelligenza artificiale firmata Mercedes-Benz. E l'azienda Barbusch è protagonista di questo avvenimento con tre eventi che si sono tenuti in contemporanea nelle concessionarie di Lanciano, Pescara e nella nuova sede di Montesilvano, che ospita l'officina autorizzata dei marchi Mercedes-Benz e Smart, fiore all'occhiello per la vendita delle vetture e dei veicoli usati anche di alta gamma. Ed è proprio l'opening party di Montesilvano il grande protagonista del programma, l'evento nell'evento, DJ set, esibizione live, LED wall scenography, aperitivo e ricercati gadget estivi hanno fatto da cornice alla presentazione della nuova classe A, ma anche e soprattutto alla riapertura della sede. Da sempre appartenente alla famiglia Barbuscia, l'impianto sarà finalmente riaperto per soddisfare la grande richiesta di tutti i clienti della commerciale e popolosa zona di Montesilvano. Francesca Renzi, responsabile marketing del gruppo Barbuscia, ci parla di questa riapertura attesissima a Montesilvano. Oggi è un giorno speciale perché è presentata la nuova classe A, una presentazione ufficiale nazionale, l'attesissima nuova piccolina di casa Daimler, Mercedes-Benz. Barbuscia oggi ha colto l'occasione per aprire la nuova sede di Montesilvano, un punto da tutti atteso, con un'officina autorizzata a Mercedes-Benz, con un punto importante vendita dell'usato, quindi uno showroom per l'usato di alta gamma e di tutti i molti brand che noi vendiamo. È una giornata veramente molto bella, ci attendiamo, come già vedo, molta gente, e soprattutto perché la protagonista è proprio lei, la nuova classe A. Ecco, quali sono i servizi che offre questa officina? Beh, tutti quanti, dal semplice tagliando a tutti i servizi di assistenza che oramai da, possiamo dirlo, quasi 100 anni il gruppo Barbuscia offre a tutti i clienti, quelli nuovi, quelli fidelizzati, quelli che da sempre ci attendono. Montesilvano per noi è una piazza importante, è la nostra provincia di Pescara che ce lo chiede, perché qui abbiamo clienti da tanto che ci chiedevano un punto strategico più vicino a loro. E poi c'è lei, la regina, che tra un po' sarà svelata, che sarà la vera protagonista della serata. Ecco, ricordiamo ai telespettatori di Rete 8 dove possono trovarvi. Sicuramente la sede di Pescara sulla via Tiburtina, dove già da oggi e anche domani ci sarà la possibilità di fare test drive sulla nuova classe A, sul nostro punto di Mozzagrogna, di Lanciano, e poi ovviamente qui a Montesilvano per fare tutti gli interventi di assistenza, di tagliandi, di semplici controlli, e poi per vedere tutto il nostro stoccaggio auto. Francesca, perché è tanto attesa questa classe A? Beh, perché è una macchina veramente spettacolare, la macchina chiamata con l'intelligenza artificiale, si guida con piacere a tutta la tecnologia meravigliosa di Mercedes, e al semplice dire "ehi Mercedes" ci accontenta su tutto, dal calore della vettura, all'emittente radio, a qualsiasi cosa. "Ehi Mercedes, voglio un volume più alto, scegli l'emittente, alziamo col climatizzatore", quindi ci aiuta, ci guida e ci porta fino al ristorante, voglio andare a mangiare lì e ci porta, quindi diciamo che per tutti, soprattutto per noi donne, è una grande assistente, è una vettura molto molto attesa. Beh, sicuramente anche per la sicurezza, perché insomma consente di non distrarsi alla guida. Consente di non distrarsi alla guida, consente di avere tutto il glamour e soprattutto il comfort e la bellezza di una vettura Mercedes, quindi è molto molto attesa anche per questo. È un brand poi importante Mercedes-Benz, perché finalmente con questa nuova berlina si apre anche al gruppo giovanile, ai ragazzi, a un target forte, anche molto alle donne, quindi insomma dopo i bellissimi SUV di ultima generazione, anche con le piccoline di casa madre riusciamo ad avere un pubblico molto più ampio. Francesco Barbuscia, titolare della concessionaria Barbuscia, insieme al fratello e al papà ci ripercorre un po' la storia di questa azienda, che è una storia molto antica, addirittura parte dal 1920. Sì, siamo orgogliosi che tra un paio d'anni festeggeremo il nostro centenario, un traguardo che non so in quanti, insomma, nella nostra regione riescono ad arrivare. Siamo molto orgogliosi di questo. Oggi inauguriamo una nuova sede per noi, per il nostro gruppo. È un'officina autorizzata Mercedes, dove un po' anche questo un po' fa parte della storia della nostra realtà, perché è stata per tanti anni la concessionaria storica Opel dello zio, dove e anche qui ripercorreremo quelle orme
vendendo vetture Opel, nuove, usate. Questo non sarà solo un punto di assistenza, ma sarà anche la massima espressione del nostro gruppo, quindi con vendita delle nostre vetture usate d'eccellenza, delle vetture nuove Opel, usato Opel, quindi Subaru, Smart. Chi entra qui dentro troverà l'espressione del nostro gruppo in toto, non solo un'officina autorizzata, ma tanto altro. E poi inaugurazione in un giorno particolare di presentazione della nuova Mercedes classe A, un vero gioiello. Siamo stati molto fortunati, questa è una bella coincidenza per noi, perché oggi abbiamo l'onore di scoprire questa vettura che rappresenta il futuro della gamma Mercedes. La tecnologia che c'è a bordo oggi ha fatto impallidire la concorrenza e il mondo dell'auto in generale. Non parliamo più di un'auto, ma di uno smartphone a quattro ruote oggi. Riusciamo a parlare con la vettura. Chi ha forse la mia età è cresciuto forse con il famoso kit, la famosa macchina parlante degli anni 80. Oggi è proprio così, la vettura fa tutto quello che noi gli chiediamo, quindi ho caldo, apri il finestrino, apri questo, apri quell'altro, o addirittura cosa dovrò indossare domani, dovrò portare gli occhiali da sole, la vettura risponderà con sì, domani se rimani a Pescara saranno 25 gradi, si può andare al mare, quindi è veramente una cosa incredibile. Questo nuovo sistema, che si chiama tecnicamente MBUX, non è proprio un nome facilissimo da ricordare come il Siri o che è Google, insomma, degli altri smartphone, però questa nuova intelligenza artificiale sarà presente su tutte le serie, tutti i modelli di classe A, a partire quindi dal prezzo base. La macchina parte da 30.000 euro e già avrà di serie questo sistema, che poi verrà installato man mano con le nuove versioni di tutta la gamma Mercedes su tutta la categoria, quindi man mano che ogni versione di Mercedes verrà fatto un restyling, verrà immesso questo nuovo sistema. Ecco, tra l'altro oggi si festeggia in tre sedi. Oggi abbiamo un'inaugurazione praticamente qui e poi abbiamo abbiamo una contemporanea nelle nostre tre sedi, quindi Lanciano, nella storica sede di Via Tiburtina, e oggi qui a Montesilvano, quindi per la prima volta abbiamo una contemporanea in tre sedi. Veniteci a trovare ovunque voi siate, Montesilvano, Lanciano, Pescara, noi stiamo cercando di essere sempre più vicini per servirvi meglio, quindi spero che tutti i nostri clienti apprezzeranno che da domani avranno un nuovo punto su cui appoggiarsi più vicino a loro. Inside my hand, through my eyes, you can no more, I cannot pretend. The fear of not to be strong, the fear of being alone. But faces change, everything is done. How many, so many, too many words stretched. Everyone pretends to be interested. Well, now I'm asking myself, are you gonna be like... Ogni auto racconta la storia di chi la guida. Parla di noi, dei viaggi in famiglia, delle serate con gli amici, del lavoro. Giorno dopo giorno percorriamo un viaggio lungo migliaia di chilometri, un viaggio che Barbusch dal 1920 ti propone di fare alla guida di auto bellissime, sicuro e protetto da un servizio di assistenza sempre pronto e disponibile.